Ecco, primo piano di Ugo Piccioli per questo tentativo di infrangere il muro del minuto. Oltre i 50 anni, l'hai già fatti? Già compiuto? Sì, sì, sì. Oltre i 50 anni, attenzione, che è un'impresa. Oggi avrei dovuto correre allo staffettone dell'Atletica Bergamo, che è stata rinviata, però non ho voluto mancare a questo test, visto che comunque mi sono allenicchiato in quest'ultimo mese. E indosso la maglia dell'Atletica Monkey Bergamo, una delle maglie più prestigiose dell'Atletica Bergamo. Quadra qua. Eccola qua la maglietta gloriosa. E saranno 400 metri di pura emozione dedicati interamente a Charlie Guerini. Forza Charlie! Ed eccoci pronti, un attimo che i cronometristi azzerano il cronometro. Ugo si sta preparando per questo tentativo di impresa. Quando vuoi. Partito! Ugo, partito molto veloce. Affronta la prima curva a favore di vento. Oggi giornata ideale per la grande prestazione. È all'incirca i 100 metri. Affronta il primo rettilineo a favore di vento. È ancora molto agile, efficace. È alla prima panchina, seconda panchina. Dovrebbe transitare in questo momento ai 200, guarda il cronometro. Ha ancora una certa efficacia nel procedere e ora si fa dura, vento contro, sta per affrontare gli ultimi 100 metri, eccolo, con la maglietta verde dell'Atletica Bergamo Monkey, aggredisce l'ultimo 50 metri, ce la può fare e ce la dovrebbe fare, ce la dovrebbe aver fatta. Vediamo. 57 e 55. Non riesco più. Eccolo qua. Attenzione, un tempo da podio ai campionati italiani M50. È fatto così. Veramente sono anch'io incredulo per questo tempo. Non me l'aspettavo. E sono esterrefatto veramente. Con pochi allenamenti. Riuscire a correre già così forte. Potresti anche pensare a un ritorno clamoroso. Ma non lo so. Dopo il cuore direbbe di sì, ma il tempo è tiranno per me. Ho parecchie passioni da vivere. Voi sapete che io faccio le cose o le faccio bene o non le faccio. Però mai dire mai. Abbiamo visto un passaggio efficace ai 200 in 27 più o meno, cosa sì. Puoi dire di questi primi sì, due? Sì, sì, sì. C'è da dire, favorito anche dal vento a favore, sono partito convinto. Come da indicazioni del tecnico, giusto? Esatto, e finale con un po' di acido lattico, come normale, però a livello di fiato e organico non fate neanche troppa fatica. Potresti farne un altro tra 5 minuti e ripetere la prestazione? Non lo so, non credo, però mi accontento così. Quindi un bravo quindi a Ugo che dedica questa prestazione a Charlie Guerini, che si rimetta il prima possibile e ci vediamo alla festa quando sarà. Ok, ciao a tutti.